Così. Sì, e poi aggiungi un po' d'olio e sale. Va bene. Momento di fargli vedere le abilità dei miei figli. Cominciamo da Jason. Che succede, Jason? Oh, vuole il suo giochino. Ehi, tesoro, perché lei ha preso il gioco? Lo vuole? Ridaglielo. Sta tranquilla, cara, lui riuscirà a prenderlo. In che senso? Osserva. Jason, guarda un po' il tuo giochino. Oh mamma, sta gattonando veramente. Oh mamma. Visto, è riuscito a prenderlo. Che bello, ora provo io con Greta. Ehi, Greta, guarda un po', ti ho preso il gioco. Vieni a prenderlo tu stessa. Oh, ma che brava, amore. Sono proprio bravi. Già. Oh mamma, ragazzi, che avete combinato? Che senso, gattona non solo. Già, ma è una cosa straordinaria. Anche noi, quando Kasia aveva iniziato a gattonare, pensavamo fosse una cosa bella. Ma in realtà è stata una tragedia. Perché? Beh, quando iniziano a gattonare sono più impegnativi, devi sorvegliarli sempre, insomma, si possono ma fare male con gli angoli, con i fornelli, aprire i lavandini o la vasca, aprire i cassetti. Pungersi con i cactus, buttare giù vasi, tende, rompere i fiori, insomma, possono fare delle tragedie. E hai dimenticato che Rossetto toglieva tutte le piume dal cuscino. Dai nostri cuscini. Infatti abbiamo messo tantissime protezioni, ma ora le abbiamo tolte perché tanto non abbiamo più piccoli in casa. Oh, ma non ci avevo pensato. Tesoro, tieni Greta. Ma perché? Tienila. Ok. E cosa vuoi fare? Ora te lo faccio vedere. Allora, gattona, qui devo sistemare la casa. Visto che sono qui, comincio da questa. Che cosa? Ma Kasia, la nostra casa è sicura. No, mi avete appena detto che avete tolto le protezioni. Ed è vero. Allora, comincio subito l'ispezione della cucina. No, qua ci sono troppi ganci. Dovrei comprare degli elastici e metterli. Beh, per quelli alti non vale, ma per questi qui sì. E anche per il cassetto del frigo e del lavandino. Poi andiamo di là. Ma pazzita anche tu così. Non è vero. E anche qui sull'ascensore bisognerà spostare il pulsante molto in alto, perché sennò tipo adesso è qua perché ce l'avete. Perché noi eravamo piccole. Perché sennò loro lo schiacciano, magari si fanno male o rompono l'ascensore. Poi qui. Qua è troppo appuntito. Serviranno dei paraspigoli. La vasca. Che no, anche qui per bloccare l'acqua. Anche qui e qui e qui. E qua un copricassetto. Qua l'acqua non penso serva perché non ci arrivano. Vado al piano di sopra. Ma è impazzita! Ci sta scombussolando tutto casa e poi in più dobbiamo comprare noi quelle cose. Spendiamo soldi che tra qualche mese non serviranno più. Forse è meglio che le parli. Forse vacci. Sì, ora vado. Ding. Tesoro, posso parlarti? Sì, anche io devo parlarti. Devi togliere quel cactus che si pungerà. Cosa? Ma sono anni che ce l'ho. Beh, e poi non ci possono essere tutti quei cavi. E mai lasciare schifezze lì sul tavolo e togli questo vaso che poi magari te lo rompono. I quadri sono troppo appuntiti perché magari vanno lì, salgono sul divano, salgono lì e riescono. E poi devi togliere quell'angolino lì dietro. Lì vicino al bagno, insomma, lì sotto. È pieno di cose che non usate più, si potrebbero fare male. Sì, tesoro, che ne ti segniamo a fare un giretti, una passeggiata? Ma io devo finire qua. E dai, un'ora più dopo. Non cambia niente. Tanto qua ci sono le tue sorelle, papà e tuo marito che badano. No, John non c'è, ora va a lavorare. Beh, ma ci sono loro, dai, andiamo. E va bene, ma sarà meglio che fanno attenzione. Sono la cosa più preziosa che hanno. Che ho i miei figli. Sì. Allora noi andiamo, ciao. Ehi, ciao, prendetevi cura, Mi fido di voi. Ma certo, ciao. Ah, quanto è protettivo. E anche la mamma era così. Ciao, infatti, nessuna fiducia. Che c'è? Che c'è? Guardate. I gemelli sono scomparsi. Li abbiamo appena promesso che saremmo stati responsabili con loro. Ma dove saranno finiti? Vabbè, io vado a cercarli in camera tua e in sala. Io in garage e nella sala da pranzo. Io le cercherò in bagno e nella camera dei genitori. Greta, Jason, Greta, siete qui? Oh, male, non sono caduti. Greta, Jason, Greta,
Jason! Jason! Greta! Greta, Jason! Non so dove possono essere. Non so, infatti non li ho trovati. Ragazzi, ragazzi, ragazzi! Non abbiamo trovato niente. Te? Ma una buona e una cattiva notizia. Quale volete sapere prima? La buona. Ok, la buona è che li ho trovati. Oh, bene. E la cattiva? E la cattiva è che sono nel ripostiglio vicino al bagno. Oh, no! Venite. Te lo dicevo io che dovevi buttare tutta quella robaccia. Non è robaccia. Sono lì. Oh, mamma. Greta, Jason, venite qua. Oh, io non riesco a passare lì. È pieno di roba e poi è piccolo. Perché mi guardate così? Ok, ammetto che dovrei buttare qualcosa. Ora cosa facciamo? Provo a passare io. Ok. Sto arrivando, nipoti. Arrivo. Fai piano, anche se tocchi la cosa sbagliata. Appunto. No, è impossibile, non ci passo. È tutta piena di roba. Ma perché tieni la scala dei nostri letti, una maschera da mucca, un sdraio rotto, un tappo di una pentola piccola? Non è questo il punto. Elisa, prova a passare tu. Ok. Bene, giriamo l'angolo e torniamo a casa tua. Dai, perché non continuiamo dritto? Gli ho fatto una passeggiata corta. Mamma, io voglio tornare a casa a continuare la casa. Se sono in pericolo. Tesoro, è per questo che ho voluto fare la passeggiata. In che senso? Insomma, sei troppo possessiva con i tuoi figli. E tu sei così protettiva. Poi quando saranno grandi andranno all'asilo e a scuola da soli. E tu non ci sarai. E loro si staranno male. Mamma, aiutami, ti prego. Non voglio diventare una mamma troppo possessiva. Anch'io all'inizio lo ero. Ma poi ho fatto così. Aia, la schiena, che dolore tremendo. Dobbiamo arrenderci, nessuno riesce a passare di lì. Appunto. Forse noi non riusciamo ad andare da loro, ma loro potrebbero venire da noi. In che senso? Torna subito. È vero, hai ragione, mamma, mi devo fidare di più delle persone. Va bene qualche precauzione, ma non troppe. Ora sono pronta, torniamo a casa. Bene. Tu hai capito cosa ti accenni di fare? Neanche. Oh, sta arrivando. Eccomi qui. Con l'aspirapolvere. Ha intenzione di aspirarli? Sì, tanto loro sono piccoli, basta mettere massima potenza e li aspireremo. Se aspiriamo qualcos'altro poi lo svuoteremo. Esatto. Genia, genia. Grazie. Cominciamo da Greta. Bene, eccoci qui. Giriamo l'angolo. Evviva! Una presa! Mettila nella carrozzina. Bene, ora tocca a Geto. Bene, andiamo al cortile. Spero che stiano bene. Dai, sì, è vero, sto scherzando. Eccoci. Ma dove sono? Sento lo aspirapolvere, andiamo di qui. Preso! Ma che succede? Non è come sembra. Mi sa che qualche supervisione in più non farà male. Già, con una famiglia così pazza. Ogni precauzione non è mai abbastanza. Bene ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Scriveteci nei commenti se hai tenuto un fratellino, una sorellina e sua madre è molto possessiva con lui. E ti ha trascurato un po', insomma. Il bambino ha bisogno di molte cure. Non dovete arrabbiarvi, non è il figlio preferito, ma... Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per ricevere le notifiche. Abbonatevi e condividete questo video. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like. Visto, anche Jason lo dice. Ma Jason! Scusate, Barbie Club, devo andare a cambiarlo. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Iscrivetevi anche agli altri canali.